Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона. A 47 anni, un cappotto grigio di lana, un partito di 26.000 iscritti che lo sta aspettando. Ha attraversato in 7 giorni e 7 notti 5 paesi e una guerra. Dopo 17 anni d'esilio, Lenin è tornato in Russia. Era una sera come questa, la sera del 3 aprile 1917, pochi minuti dopo le 11, quando Lenin è arrivato col famoso treno piombato dalla Finlandia. Era un treno che aveva attraversato 5 paesi, aveva attraversato la frontiera con la Germania, soprattutto aveva attraversato il fronte, la guerra, perché la Germania in quel momento era in guerra con la Russia. Lenin viene accolto da una banda musicale e il marinaio Maximov ordina addirittura il saluto militare con il presentatarma Lenin. Questo treno, che non è esattamente questo, viene messo sotto vetro come se la rivoluzione fosse una reliquia. Il 15 marzo Lenin nella sua casa di Zurigo aveva saputo. A Pietrogrado era scoppiata la rivoluzione. E lui era lì, a 2500 km di distanza, in un esilio dove aveva scisso il Partito Socialdemocratico separandosi dai menscevichi, dove mangiava farina d'avena con sua moglie Nadia Krupskaya perché non avevano soldi. Doveva tornare a ogni costo. Non dormiva di notte, sembrava un lupo in gabbia. Ma l'impresa non è facile. Inglesi e francesi gli negano il transito, spaventati dalla sua propaganda contro la guerra. Alla fine capisce che l'unico modo per raggiungere la Russia è negoziare il suo passaggio in Germania. Ma dal 1914 i soldati russi stavano combattendo e morendo sul fronte tedesco. Un'intesa di Lenin con Berlino avrebbe avuto in patria il sapore del tradimento, poteva distruggerlo. Tramite una serie di intermediari, l'imperatore tedesco Guglielmo viene informato. Una potenziale bomba rivoluzionaria viaggerà per una settimana su un treno tedesco, attraversando da sud a nord tutta la Germania. Il Kaiser approva. Per ragioni opposte alla diffidenza di Londra e Parigi, infatti, la Germania era interessata a riportare Lenin in Russia, sperando di aumentare il disordine politico e di soffiare sul caos. La corsa del leggendario treno piombato ha inizio. Nel suo scompartimento Lenin, illuminato da una candela, scrive le tesi di aprile, le parole che trasformeranno la rivoluzione borghese in rivoluzione proletaria. L'arrivo è trionfale. Dopo aver parlato alla folla in stazione, sale su un blindato. Arriva tra gli applausi alla sede del Comitato Centrale Bolscevico. E questa palazzina, conosciuta a San Pietroburgo come Casa Kshyshynskaya, che lo zar Nicola II, da giovane ufficiale, aveva regalato alla ballerina del Mariinsky, Matilde Kshyshynskaya, sua amante. Qui Lenin propone per la prima volta che i soviet prendano subito il potere per realizzare immediatamente la rivoluzione socialista, senza aspettare i tempi della borghesia e del capitalismo. Ogni notte torna scortato in questo palazzo di via Shirokava 52, nell'appartamento dove abita la sorella Anna col marito Mark e il figlio adottivo Gora e l'altra sorella Maria. Questa è la stanza di Lenin, dove Lenin e Nadiezhda Krupskaya, la moglie, vivono per 90 giorni dopo essere arrivati dalla Germania. In questi 90 giorni Lenin fa una battaglia interna al partito, si difende dall'accusa di collaborazionismo. In questa stanza scrive, in questa casa si riunisce al Comitato Centrale. I libri qui sono quelli originali, c'è Luigi Bonaparte di Marx, ci sono gli opuscoli pubblicati da Lenin. E nel salotto che c'è laggiù in fondo, dove i mobili sono ancora quelli originali, c'è ancora la scacchiera pronta
con tutte le pedine disposte, Lenin giocava la sera col cognato e con la sorella, ma la vera partita per il potere era appena incominciata e lo scacco al re avverrà pochi mesi dopo, nell'ottobre. Da qui e dai suoi uffici, uno la Pravda e uno il partito, Lenin continua senza sosta la sua attività. Organizza operai, mobilita attivisti, risponde alle accuse, diffonde le parole d'ordine bolscevica e le sue idee su 41 giornali e riviste. Sta conquistando la maggioranza del partito. In questo palazzo, sull'isola Vasilievskij, del Corpo dei Cadetti, c'è una lapide davanti che ricorda che si è svolto il primo congresso panrusso dei Soviet nel giugno del 17 e i bolscevichi guidati da Lenin entrano in minoranza nel congresso. A un certo punto, quando il leader menscevico Irakli Tsereteli dice: ma tanto oggi non c'è un partito che è in condizioni di dire al potere andatevene a casa che noi siamo pronti a prendere il comando e la guida del paese, si sente una voce dal fondo che dice: questo partito esiste, Yest Takaya Partia, questo partito c'è. Tutti si voltano con stupore e vedono un uomo che tiene con una mano il bavero della giacca e con l'altra mano, la mano destra, punta il dito in avanti. E Lenin non viene preso sul serio in quel momento, vista la forza che hanno i bolscevichi, ma è una specie di profezia e quel gesto verrà replicato nel marmo, nell'acciaio, sulle piazze di tutta l'Unione Sovietica. Oggi quei monumenti rimangono come un simbolo del socialismo di pietra e come un documento di antiquariato politico.